soprattutto in questo momento, avendo una giunta di centrodestra alla regione, che non sarà l'unica città di centrodestra che vince, vogliamo essere rispettati e quindi vogliamo essere più considerati, vogliamo partecipare più ai tavoli di decisione. E quindi anche questo fatto delle liste che sono state presentate al Parlamento, soprattutto da parte del PD, ma non sono neanche, diciamo, felicissimo di quanto sia successo nel PDL, è una cosa che a me non è piaciuta, perché credo che Catanzaro sia stata penalizzata sulla presentazione delle liste. Comunque abbiamo un candidato, faremo la nostra battaglia per il nostro candidato per essere rappresentati, però questo tavolo di confronto nel futuro ci deve essere, non accetteremo più sicuramente indicazioni da parte di Roma. Il programma è che oggi alle 13.30 incontreremo subito il commissario, quindi chiederò priorità per la città di Catanzaro, altrimenti il rischio è che noi occuperemo la discarica, perché i rifiuti arrivano nella nostra città, Catanzaro deve avere la priorità, quindi non accetteremo che altri comuni abbiano la stessa priorità che a Catanzaro. Ma soprattutto abbiamo già chiesto, stamattina ho già telefonato alla Regione, perché entro massimo una decina di giorni dobbiamo prenderci questo impianto, verrà consegnato dalla Regione al Comune di Catanzaro e lì faremo una gestione completamente diversa rispetto a quella che è stata fatta oggi. Partirà entro il 10-15 febbraio la differenziata, quindi porteremo meno materiale in questo impianto. Sicuramente abbiamo i soldi anche da parte della Regione, un finanziamento per costruire la seconda buca che ci permetterà di vivere un certo numero di anni, ma questo non basta perché vorremmo fare un impianto tecnologico, motivo per cui ho chiesto già un appuntamento col Comune di Salerno, sono stati disponibilissimi per andare a vedere il loro impianto, perché ne vorremmo realizzare uno nella città di Catanzaro, ma quello dei rifiuti quindi è il primo argomento che prenderemo con forza, comunque, perché bisogna metterci molta forza a difenderci la città, perché credo che in questi anni abbia funzionato come pattumiera della Calabria e quindi adesso non accettiamo più determinati condizionamenti.